ragazzi, come va? Spero tutto bene. Dopo Dubai, bentornati nella mia cameretta. Dubai mi è piaciuta un casino, anche se, come avevo già detto, per me è tutto un po' troppo. Cioè, bello bello, tutto funziona alla perfezione. Soprattutto è bellissimo il fatto che la sicurezza è alle stelle, quindi tu letteralmente puoi lasciare la telecamera su una panchina e rimane lì, nessuno la tocca. Per quanto riguarda dieta è tutto, sta proseguendo tutta la grande, il peso sta salendo, adesso un po' più lentamente ovviamente perché ho preso 10 kg subito, i muscoli si sono riempiti e adesso stanno salendo un po' più lentamente, come giusto che sia. Tra l'altro sono ritornato da circa una settimana e non sono ancora andato dal fisioterapista. Cioè io ve lo dico da 3 video che devo andarmi a far vedere la spalla perché è spappolata e non l'ho ancora fatto. E tra l'altro non ci andrò neanche questa settimana perché tra 2 giorni parto, vado a Barcellona, andiamo a fare lo shooting con Kaizen dei nuovi pantaloncini che ragazzi sono spettacolari. Ci sarà il restock di certi modelli vecchi, quelli che sono piaciuti di più, e oltre a quello ci saranno 2 modelli nuovi che ragazzi sono spettacolari. Non vedo l'ora di farveli vedere, li vedrete qui in video e poi anche su Instagram, quindi mi raccomando seguitemi su Instagram. Allora andiamo a fare un piccolo check del fisico, vediamo un po' il peso. 92,8, poi ovviamente togliete da quei 92 tipo 700 grammi di cam e poi anche i pantaloni che ho addosso sono belli pesanti, quindi secondo me un 91,5, 91,8 ce l'abbiamo tutto. E la cosa più bella è che non c'è ancora tantissimo grasso, cioè non sono ancora così estremamente sporco. Secondo me come percentuale di grasso siamo messi molto bene per pesare quasi 92 kg e rispetto all'anno scorso ragazzi sono messo troppo meglio. L'anno scorso pesavo 92-93 kg massimo ed ero bello grasso, se ve lo ricordate. Invece adesso sto da Dio, secondo me, per il peso che ho. Quindi posso tranquillamente dire di essere estremamente soddisfatto del lavoro che sto facendo col mio team, che è PT nutrizionista. E avere quell'occhio esterno che ti dà il feedback su quello che stai facendo, secondo me, è una figata e non pensavo aiutasse così tanto. E tra l'altro ragazzi, se volete essere seguiti dal mio stesso team, vi lascio il link in bio e ci sono i vari pacchetti, potete avere o solo nutrizionista o solo PT o tutti e due insieme, quindi vi lascio il link in bio, andate a darci un'occhiata. E niente, adesso vado a fare il primo pasto della giornata. Allora, il mio primo pasto, nonché la colazione, consiste in 60 grammi di crema di riso. Io uso questa qui della Zec, che mi viene molto comoda, siccome prima usavo quelle della Mellin, che erano tipo pacchetti da 250 grammi che mi durano 2 pasti e costavano tipo 3 euro l'uno. Invece quello da Zec sono ben 3 kg. È un salvavita secondo me, quindi ve lo consiglio. Tra l'altro in tantissimi avete chiesto come si prepara la crema di riso ed è letteralmente facilissimo. Cioè voi fate bollire dell'acqua e la versate qui, 100 gradi. Io di solito metto 300 ml per 60 grammi di crema di riso. Dopodiché prendiamo la frusta e giriamo. Veramente estremamente difficile prepararla, ci metti 1 minuto. Dopodiché ci aggiungo 30 grammi di proteine. Oggi uso queste qui. La confezione è quella dei biscotti al burro, solamente che dentro c'è cookies and cream. Avevo fatto scambio di confezione quando sono andata a Dubai perché era più comodo trasportarle in questa qui verde. Tra l'altro cookies and cream è il mio gusto preferito, probabilmente dopo creamy caramel, che purtroppo mi è finito. Quindi ragazzi, se dovete comprare le proteine ve le consiglio tantissimo. Queste o le creamy caramel le trovate su zecplus.it, poi vi lascio magari il link in bio. E quando siete nel carrello, mi raccomando, utilizzate il codice DANI10, così ricevete il 10% di sconto, risparmiate dei soldi, mi sostenete e partecipate pure a un giveaway da 600 euro. Ogni volta riesco a non centrare la tazza. E infine 30 grammi di burro d'arachidi, io utilizzo questo qui del supermercato. Ed ecco il pasto finito. Carino. Ovviamente come sempre vi lascio i macro sullo schermo di tutti i pasti. Comunque ogni volta che vi faccio vedere la crema di riso mi chiedete se potete farla anche senza proteine, perché molti di voi non ce l'hanno. E la risposta è sì. Il fatto che la crema di riso così senza niente credo sia una delle cose più disgustose di sempre. Cioè la consistenza è brutta, il sapore è brutto. Ovviamente se non ci mettete qualcosa per aromatizzare, a schifo. Invece aromatizzato con proteine o gocce aromatizzanti o dolcificante, molto più buono. Allora, eccoci qui con il secondo pasto della giornata. Al momento sono le 13:30, come potete vedere dal mio telefono, con sullo sfondo Maranzulla, ovvero Aranzulla vestito da Maranza. E questo qui è il mio pranzo. Sono 220 grammi di pollo, 150 grammi di riso, 30 grammi di feta e circa 150 grammi di verdure. Come sempre vi lascio i macro sullo schermo. Ah, poi tra l'altro quasi mi stavo dimenticando, dopo aver mangiato prendo sempre 5 grammi di creatina. È indifferente se alla mattina o alla sera, basta prendere dai 3 ai 5 grammi dopo un pasto glucidico. Tra l'altro ogni volta che cerco di aprire la creatina tipo esploro tutto e sembra di stare tipo in casa di un narcos. 5 grammi.
un casino. Ah, e dato che mi sono dimenticato di prendere la mattina, di solito lo prendo la mattina. Adesso prendo omega 3, ZMA e un multivitaminico. Eccoci qui, questa qui è la dose di pillole per oggi. Tutte in mano. Non mi raccordo, sono sporco ancora di creatina qui, vabbè. Allora, eccoci qui per il terzo pasto, nonché la prima merenda. Ed ecco cosa abbiamo. 140 grammi di pane, 70 grammi di fesa di tacchino e infine 50 grammi di Philadelphia. E niente, mangio questo, dopodiché mi riposo un attimino, faccio due video e ci vediamo direttamente poi in palestra, probabilmente, sì. Tra l'altro meno male che sono uscito stamattina a fare il bagno, perché una bella giornata, sarebbe stato brutto non uscire completamente. Mi piacerebbe uscire anche adesso, solo che devo fare troppe cose e non riesco. E niente, quindi ci vediamo direttamente all'allenamento. Allora, eccoci arrivati in palestra. Oggi di nuovo in compagnia del mitico, dell'unico, perché stai diventando enorme. Comunque, maglietta della Zac è una bomba. Pre-workout della Zac. Pre-workout della Zac, codice Danny 10. E già che se lo sta facendo anche lui, adesso mi faccio anche un bel pre-workout. Oggi cosa facciamo? Le S palle. Le mie spalle. Il mio bellissimo bicipite e il mio bellissimo tricipite. Triscio. Allora, come dire, spaccio illegale gli integratori. Oggi facciamo 3 scoop di pump down, perché vogliamo sbraccio, vogliamo un bel pump. Kick down farò 1,5, perché ho già avuto la Monster, non voglio esagerare. E tra l'altro, ragazzi, il kick down sveglia i morti. Se siete stanchi e dovete allenarvi, kick down tutta la vita. Allora, primo esercizio, facciamo delle spinte per la shoulder press con manubri. Facciamo 4 serie, 8 ripetizioni. Cerchiamo di arrivare a cedimento. Tra l'altro, adesso sono infortunato alla spalla, quindi devo un attimo vedere, devo andare alla fisioterapista. È da 4 video che lo dico, però devo andarci veramente. Ho trovato la canzone per oggi. Le sfumature, questo di colore. Morirò come una puttana. Oggi sono in un buon mood. Londra mi sta facendo gasare. Comunque, ragazzi, se questo video arriva a un like, Lollo si fa di Sams. Anche zero. Dice, quanto c'ha sul coso? 20-30 kg? E invece? 6,5. Questo esercizio ti umilia, però è una figata. Comunque, ragazzi, quando fate l'alzata laterale ai cavi, provate a usare questo, il pull-up. L'ho visto su TikTok io ed ero tipo, sarà una cavolata. Invece letteralmente aiuta tantissimo. Voi mettete la mano qui e facendo così praticamente escludete la buona parte del lavoro dell'avambraccio e sentite molto di più la spalla. Provateci, perché ne vale la pena. Terzo esercizio, maestro. Cioè, le gambe che sono scoppiate perché ero fatto gambe di brutto. Comunque, terzo esercizio, sono delle alzate laterali da seduto, niente di difficile, peso basso, una bella eccentrica lenta, contrazione massima, distruggiamo queste spalle. Ora dovevamo fare alzate posteriori per il deltoide posteriore, solo che il mio dolore principale è il deltoide posteriore, quindi per oggi schippo, per dopo domani cerco di andare alla fisioterapista e vedo di farmi fixare. Ragazzi, un consiglio, quando vi allenate cercate di pensare, visualizzare il muscolo che allenate, che vi aiuta con le connessioni mente-muscolo. Pensavo che lo facessero tutti, ma ho scoperto che tanta gente parlandoci non lo fa, quindi quando vi allenate cercate di pensare e visualizzare sempre il muscolo che allenate, che aiuta proprio con la connessione. Allora, spero si senta perché c'è la musica alta. Comunque, abbiamo quasi finito, ultimi 3 esercizi di bicipiti e cerchiamo di fare abbastanza veloce perché sta finendo lo spazio sulla cam.
Allora, allenamento finito. C'è stato, sono scoppiato. Oggi quando mi farò la doccia mi verranno i crampi ai bicipiti, come sempre, tra l'altro. Stiamo crescendo bene, non stiamo mettendo troppo grasso, che è un bene. E niente, quindi adesso torniamo a casa per il quinto pasto della giornata, che è la cena. Ci vediamo direttamente lì. Allora, eccoci qui di nuovo nella cameretta post allenamento. Questo qui è il quarto pasto della giornata. Sono esattamente 150 grammi di pasta integrale, 40 grammi di feta, 150 grammi di verdure e 220 grammi di tonno. Ho sempre mangiato tanto quello nelle scatolette, però ultimamente forse non ho mangiato troppo, non mi sta piacendo così tanto. Tra l'altro sto aspettando che esca la premiere del video di David Lade. Che David Lade lascia Gymshark. Cioè, per me è stato uno shock. Sono curioso di vedere cosa succede. Probabilmente, secondo me, crea un suo brand. Non lo so. Fatto sta che sono gasato marcio per scoprirlo. Sono veramente felice, tra l'altro, di come sta andando la massa, perché i carichi stanno sempre salendo. È una costante. Piano piano, in tutto, la forza, la resistenza sta salendo. L'unica cosa che devo fare è mettere a posto questa spalla, perché mi sta creando tanti problemi. Detto questo, finisco questo pasto bellissimo e noi ci vediamo direttamente all'ultimo pasto, che è il pre-nanna. Eccoci qui riuniti per l'ultimo pasto della giornata. Pigiamino check. Allora, sostanzialmente consiste in 200 grammi di yogurt greco. E che ve lo dico a fare? Alla fine è sempre lo stesso. Faccio lo stesso da un anno e mezzo. 200 grammi di yogurt greco, 15 grammi di proteine, giusto per darci un po' di gusto. Poi ci metto un po' di flavor drops da Zack. Ultimamente sto utilizzando queste al biscotto. Infine 60 grammi di cereali e 20 grammi di burro d'arachidi. Stasera utilizzo le proteine isolate, che sono leggermente più pure, hanno più proteine, al cioccolato bianco. Queste qui. Tac. E voilà, ecco il pasto completo. Vi lascio i macro qui sullo schermo. Ultimamente ho iniziato ad andare in palestra più tardi per impegni vari, perché sono straimpegnato durante la giornata e torno alla palestra bello tardi. Infatti stasera ho mangiato la cena tipo alle 10:30 e adesso sto facendo questo pasto a mezzanotte e per me è già bello tardi, sono stanchissimo. Tra l'altro potete dire tutto quello che volete, ma l'ultimo pasto della giornata rimane il più buono. Ed eccolo qui, infine, per concludere la giornata, due capsule di ashwagandha prima di andare a dormire. Quello che fa l'ashwagandha sostanzialmente è ridurre stress e ansia, e poi in certi casi può aumentare le performance atletiche, il testosterone, bla 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 bla. Io sostanzialmente la prendo per la riduzione di stress e ansia, la prendo già da quasi 2 anni, quindi un bel po', e mi aiuta tanto, quindi ve la consiglio. Ovviamente anche questa, codice N10 su zekplus.it, ma manco lo dico, già lo sapete. Tra l'altro ho appena finito di vedere il video di David Lade. Me l'aspettavo non lasciasse Gymshark, perché ha fatto troppe cose con Gymshark, però è diventato creative director, quindi proprio quello che gestisce la sezione bodybuilding di Gymshark. Cioè, se non fosse per David Lade io non sarei qui, non avrei iniziato a fare video, probabilmente non avrei neanche iniziato ad allenarmi seriamente. Quindi incredibile come una persona riesca, come dire, ispirare così tanta gente e cambiare vite. Se non fosse per lui, io adesso non sarei qui a parlare davanti alla cam e a fare quello che mi piace nella vita. Quindi sinceramente spero che io possa essere una figura di riferimento per voi, come lo è stato David Lade per me, almeno in minima parte. Mi renderebbe veramente tanto felice. Ok, è stata una giornata estremamente piena, quindi direi che è il momento di andare a nanna. E detto questo, ragazzi, io vi saluto. Mi raccomando, lasciate un like, un commento e condividete, altrimenti siete secchi. E soprattutto se volete altri video, dato che ce n'ho ancora molti molti in mente e non siete pronti a quello che sta arrivando, perché ci sono cose grandissime che non vi sto spoilerando e ve le spoilererò nei prossimi video, quindi state attenti e attivate la campanella. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Bella.